Pronto? Sì, buonasera a voi. Buonasera Englaro, buonasera. Ecco, come le dicevo, quando le ho telefonato, perché mi ha dato il cellulare suo il presidente Tondo, quando l'ho chiamata oggi pomeriggio, volevo che anche lei intervenisse su questa importante trasmissione che abbiamo fatto, che di fatto sta scuotendo il Friuli Venezia Giulia e ci sarà un grande dibattito anche in Consiglio regionale. Non sul film, perché sul film lei non intende intervenire, perché da papà della Eluana non intende dire nulla, ma sulla vicenda io lascerei la parola a lei. Guardi, la vicenda di Eluana, dal gennaio del 92, anno dell'incidente e mese dell'incidente, al febbraio del 2009, all'epilogo, ha riguardato semplicemente l'esercizio di un diritto e di una libertà fondamentale che hanno le persone e che è quello di poter dire di no all'offerta terapeutica, anche se ne consegue la morte, anche nella condizione non più capace di intendere e di volere. Ma certamente per arrivare a questa determinazione ci sono voluti 15 anni e 9 mesi, 5.750 giorni per trovare nero su bianco con la sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 16 ottobre e poi di quella successiva, la Corte di Cassazione a sezioni riunite del 13 novembre del 2008, dove è chiaro che l'autodeterminazione terapeutica non può conseguirne un limite, anche se ne consegue la morte, e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Ecco, il medico Antonella Vian e il Movimento per la Vita, soprattutto lei, la dottoressa, ha detto che è stata al capezzale di sua figlia insieme alla suora e che ha detto qui alla piazza che a un certo punto Eluana ha cominciato e ha sottolineato che non si trattava di malattia polmonare assoluto perché era sana, ha cominciato. Quando ha sentito di parlare di una possibile sospensione delle cure, ha cominciato a fare così come se avesse capito. Lei era presente, Sì, sì. no, guardi, la dottoressa Vian mi aveva telefonato, voleva avere la possibilità di vedere l'Eluana perché, secondo lei, era a conoscenza di nuove tecniche cliniche che facevano il suo caso e dopo la sua visita me ne avrebbe parlato e ha insistito parecchio per questo fatto. Io non gli ho negato questa possibilità, tutto Sì. lì. Tutto il resto di quello che lei dice e fuori dalla vicenda sono state semplicemente sue sensazioni. Ecco, quindi anche la Sensazioni o suora. comunicazioni con entità superiore che riguardano solo la sua coscienza personale e sono Ecco. estranee alla scientificità clinica, anche se è una dottoressa. Guardi, la suora che si è occupata di lei per oltre 15 anni non ha mai avvertito e gliel'ha detto anche lì, in quella situazione. Capisce? Poi ho capito lei di che cosa trattava, della risonanza magnetica funzionale, ma questa risonanza magnetica funzionale che lei evocava, il professor De Santi, che è stato il neurologo che l'ha seguita già dal 96, me ne aveva già parlato e fatto presente che per la situazione clinica dell'Uana non era il caso, perché era trascorso troppi anni e, non, e queste, questa tecnica ha un senso solo all'inizio. E Ecco, quindi. forse anche. Perché, guardi, io ho conosciuto questi due, i più grandi esperti della risonanza magnetica funzionale, in un simposio a Nuoro nel 2010, nell'ottobre del 2010, e loro mi hanno parlato che erano stati interpellati. Si tratta di Lawrence che è di Liegi e Owen che è di Cambridge. E loro mi hanno assicurato che erano stati interpellati, ma tutto quello che loro, mi riferisco al simposio dell'ottobre del 2010, è semplicemente ricerca, non è pratica clinica. E loro hanno declinato l'invito di occuparsi di questa cosa con risonanza magnetica funzionale nel caso dell'Eluana, che erano trascorsi, che collimava esattamente quello che diceva De Fanti. Ed era presente a questo simposio lo stesso professor De Fanti ed altri neurologi, perché era un simposio di altissimo livello ed altri anestesisti Quindi, rianimatori. Sì. signor Englaro, mi scusi, lei sostanzialmente dice che anche la suora che era presente al capezzale di sua figlia non ha udito o sentito Sentito quello quello che che invece invece la dottoressa. la dottoressa Antonella Bianca era qui,
di sua figlia, quindi è una percezione che ha avuto solamente la Vian allora. Ma la suora lo può sempre confermare in qualsiasi momento, ma ne ha parlato anche la dottoressa Bianco, la suora. Ma se lei ha queste sensazioni, e come ho già detto prima, non occorre che mi ripeta, ma vede, loro devono capire una cosa, che questa vicenda non è stata mai contro nessuno, è stata per qualcuno. Quel qualcuno era Luana, che aveva questi convincimenti, che aveva percepito certi pericoli e non voleva andare incontro a condizioni estranee al suo modo di concepire l'esistenza, in base ai suoi convincimenti culturali, etici e filosofici. Quindi, e poi c'è una lettera che neanche un mese prima del suo incidente, che parla chiaro dei rapporti dentro la famiglia e dei valori, lei parla di valori, il rispetto verso se stessi e gli altri, quello che è mancato nella vicenda di Eluana, perché si sono scatenati contro, ma non c'entrava niente, l'Eluana non si sarebbe mai... Lei parlava appunto di questi grandi valori, il rispetto verso se stessi e gli altri, che diceva, lo attribuiva ai suoi genitori. No, lei l'aveva nel suo DNA. E il tutto, tutta la vicenda Eluana è stata dentro la massima scientificità clinica, perché tutti hanno operato al massimo del livello scientifico alla luce del sole, e poi ho operato nella legalità istituzionale e nella trasparenza. Cosa quindi, deve fare di più un cittadino? Englaro, mi scusi, quindi lei vede un futuro dove l'uomo che intende non più farsi curare può scegliere e optare per la fine e quindi... D'altro, ma guardi, è chiaro in questa sentenza questo principio di diritto, è chiaro, basta leggere, sono 60 pagine, lo si ha quando si è capace di intendere e di volere, non lo si perde, la nostra Costituzione non lascia discriminare le persone quando poi improvvisamente non sono più nella condizione capace di intendere e di volere, basta avere la possibilità di dare queste disposizioni in modo che i medici e i magistrati possano... Claro, l'ultima domanda. Questa libertà e questo diritto fondamentale per non essere... Sappiamo tutti che Nelson Mandela, per rivendicare più banale dei diritti, la parità fra i bianchi e i neri, è stato 28 anni in galera. L'Eluana ci sono voluti 6.233 giorni per esercitare questa sua libertà, per questa condizione. Un'ultima domanda, signor Englaro, volevo chiederle. È chiaro che i cattolici che vanno a Schio... Il movimento mariano che va a Schio, che va a Međugorje, sono numerosi quelli che vanno a Mota. I cattolici hanno una coscienza e dicono che sicuramente non è questo l'insegnamento della Madonna e di Cristo e la Chiesa. E i laici hanno un'altra visione. Per la prima volta anche nella regione Friuli Venezia Giulia si spaccano i fronti in consiglio regionale, non c'entra più Lega, PDL, PD o quant'altro, ma c'entra la coscienza personale di ogni singolo consigliere. Per la prima volta Tondo si vedrà di fronte a questo problema. Lei comunque non intende intervenire se è il caso o non il caso di fare un film su sua figlia, vero? Non intende dire nessuna dichiarazione. Io ho portato avanti questo clima culturale, questa rivendicazione di queste libertà e questi diritti fondamentali, perché il clima culturale che ho trovato io nel 92 è di gran lunga diverso da quello che è voluto poi nel corso degli anni, ma nessuno si sognerebbe di ostacolare chi ha dei convincimenti diametralmente opposti all'Eluana, chi ha questi convincimenti della sacralità e dell'indisponibilità della vita, ma i laici hanno la Costituzione. E la Costituzione consente questa libertà e questo diritto fondamentale di dire no a qualsiasi tipo di terapia e di cura, anche in quella condizione, anche se ne consegue la morte e non ha niente a che vedere con l'eutanasia. Più chiari di così i magistrati non potevano essere. Quindi bene, nessun ostacolo a chi ha questi convincimenti della Chiesa Cattolica Romana. Quelli non li ostacola nessuno, sono loro che si sono scatenati contro queste libertà e questi diritti, attribuendo ai magistrati delle sentenze creative. No, i magistrati hanno risposto semplicemente alla domanda di giustizia della cittadina Eluana Englaro attraverso il tutore, il curatore speciale, perché era la prima volta, bisognava trovare, perché in un regime costituzionale queste libertà e questi diritti si rivendicano solo attraverso la magistratura e per essere interlocutori della magistratura bisogna avere una figura giuridica. Bene. Un grande arco delle norme
norme costituzionali, adesso c'è anche la figura dell'amministratore di sostegno per giunta, che si può, come hanno fatto diversi magistrati, farlo addirittura prima, nominarlo prima anche per queste situazioni. Certi magistrati non sono d'accordo, ma questa è l'evoluzione del clima culturale, questo è importante, e gli altri non abbiano paura perché nessuno li tocca. Bene, io la ringrazio, Beppino Englaro, per queste precisazioni.